Ecco, buongiorno a tutti voi, benvenuti. Sì, sono James, maestro di yoga, insegno da 40 anni a Torino. Vorrei dedicare qualche minuto per spiegarvi Ujjayi Pranayama. Quasi tutte le persone che fanno Ashtanga Yoga dice che fa Ujjayi, Ujjayi Pranayama, Ujjayi Pranayama. In verità non fanno Ujjayi Pranayama. Solo perché creiamo rumore con la gola, parzialmente chiudendo glottide. Non diventa Ujjayi Pranayama. Possiamo dire com'è il suono che viene creato nell'Ujjayi Pranayama, respira chiudendo parzialmente il glottide, possiamo dire. Ma Ujjayi Pranayama, se volete capire, è diverso. Per esempio, se noi parliamo di pranayama, deve essere seduto con gli occhi chiusi, altrimenti non diventa pranayama. Ok? Tutto quello che facciamo durante del movimento sono semplicemente preparazioni per arrivare al pranayama. Cos'è pranayama? Controllo del prana, allungare la respirazione, far inserire l'energia vitale nelle cellule. Pranayama. Allungare piano 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 varie fasi della respirazione in una particolare maniera. Qual è la particolarità dell'Ujjayi Pranayama? 1. L'addome deve essere contratto o almeno non deve gonfiare durante dell'inspirazione. E per l'Occidente di norma quasi tutti dicono diaframma, 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 sembra che non conosce nient'altro a dire. Oltre diaframma, gonfiare la pancia, gonfiare la pancia, sgonfiare la pancia, non c'è qua contrario, non usiamo la pancia, rimane fermo o rientrato. Uno. Secondo, una graduale, dolcissima espansione del torace, creare la depressione. Torace viene espanso, l'addome viene contratto. Se vi chiedo, l'addome è contratto, la pressione interna aumenta o diminuisce? Rispondete un po'. Espande il torace, volume aumentato, diminuisce o aumenta la pressione? Ok, qualcuno ha detto giusto, qualcuno ha sbagliato. Ok, contraendo l'addome aumenta la pressione, espandendo diminuisce la pressione. Il cambiamento della pressione, confrontando queste due parti, aiuta assorbire il sangue dalla parte bassa verso l'alto come un risucchio, in certo senso, come una siringa. Vi faccio sentire un rumore, così capirete. No, quello non è Ujjayi Pranayama, è soltanto per farvi capire che risucchio che c'è. Allora, espandere il torace gradualmente, rientrare leggermente la pancia, almeno non gonfiare. Provocare, più che provocare rumore, viene provocato dovuto alla chiusura parziale del glottide. Infatti, nel Ujjayi Pranayama, se inspirato 4 secondi, espirazione di 8 secondi. Anche perché l'Ujjayi Pranayama viene fatto dopo che ho studiato alcune altre respirazioni preliminari. Per quel motivo uno è capace, se inspirato 10 secondi, deve durare 20 secondi l'espirazione. Questa è particolarità. E ricerche che hanno fatto hanno notato che il volume del sangue che viene assorbito dal cuore durante la pratica di questa respirazione è quasi doppia. Ok, vi faccio vedere solo una respirazione. Ovvio, chiude gli occhi, si rilassa. Creato quella minima tranquillità, manda fuori prima tutta l'aria che può ed inspirazione poi. Metto la pancia, mano sulla pancia per farvi capire che la pancia non gonfia.
Ho fatto una respirazione, grosso modo io ho inspirato per 10 secondi, per quel motivo io ho espirato 20 secondi. Ovviamente non iniziate a praticare voi in questa maniera, ognuno, non sto dicendo, non è, quello che conta non è di fare il massimo che conta, eh? Siccome tante persone mi chiedevano, ho registrato questo messaggio, ovviamente meglio 3 secondi di inspirazione, 6 di espirazione, così meglio, ok? Grazie.